Se ricordate la recensione del Navi N40, ho parlato per un poco dell'S65, un modello super pompato con doppia sospensione, diciamo la versione più potente e carrozzata del monopattino che abbiamo provato in quella recensione. Ebbene, qui a IFA Navi ha proprio uno stand e siamo venuti a vedere le ultime novità del brand, in particolare due nuovi monopattini, l'S65 e l'N65, quindi vediamoli assieme. Iniziamo con l'S65, che è il prodotto più interessante, anche effettivamente il più costoso. È un monopattino che ha un motore da 500 watt con una potenza di picco che può arrivare anche a 1000 watt. La batteria è da 12,75 mAh e chiaramente la cosa più interessante di questo dispositivo è proprio il fatto che integra una doppia sospensione sia anteriore che posteriore, in modo tale da riuscire a gestire molto meglio le vibrazioni, soprattutto nelle strade italiane. Si tratta di un modello effettivamente piuttosto pesante che anche da chiuso occupa un pochino di spazio. L'altra versione di cui vi parlerò in realtà ha un'altra piccola chicca che proprio lo rende più compatto anche da chiuso. Il motore di questo piccolo bestione è in grado di gestire salite fino al 25% e riesce a supportare un peso massimo di circa 150 kg. Sulla parte superiore del manubrio c'è un display a colori con il quale si può tenere sotto controllo tutte le informazioni relative al monopattino, dalla batteria alla velocità alle modalità di assistenza. E così come nell'N40, Navi ha inserito il suo campanellino nella maniglia del freno. Il freno è a disco ed è posteriore e in questo scooter il motore è stato posizionato posteriormente. Cosa vuol dire? Vuol dire un migliore grip, soprattutto in particolari condizioni, per esempio su asfalto bagnato o così via, però è un po' più difficile partire. Continuiamo con l'N65, l'altro monopattino elettrico che è stato presentato dal brand, che si contraddistingue per il suo telaio, la fascia che connette la pedana, che è anche piuttosto larga, al manubrio, ha questa tipica forma ad arco, però con due montanti, il che lo rende veramente molto molto solido. Il motore è da 500 watt con una potenza di picco di 900 watt, la batteria è una 12,5 ampere-ora e l'azienda dichiara che dovrebbe avere un'autonomia di circa 65 km. Sappiamo come funziona la questione delle autonomie dichiarate dall'azienda, secondo me però sui 40 sicuramente ci arriva, soprattutto considerando il rapporto peso, motore e batteria. Lo proveremo sicuramente, ma a differenza del primo modello di cui vi ho parlato, lui ha il motore posto anteriormente, il che vuol dire che le partenze sono leggermente più semplici. Anche lui teoricamente dovrebbe gestire senza problemi salite fino al 25% e un peso massimo di circa 150 kg. Ma la cosa più particolare di questo monopattino è il suo sistema di chiusura, perché è stato pensato per ottimizzare lo spazio magari anche nel trasporto del lato. In sostanza, prima di ripiegarlo si ruota il manubrio in maniera praticamente verticale e quando poi si chiude il monopattino vedete che lo spazio, proprio l'ingombro, è veramente molto inferiore rispetto ai tipici monopattini che effettivamente, a meno che non abbiano le maniglie che si possono ripiegare, occupano molto spazio proprio per il manubrio. Entrambi i modelli arriveranno in Italia, sicuramente noi li proveremo. Sono molto curioso di provare l'S65, anche se ve lo dico, è un monopattino che ha una fascia di prezzo diciamo intorno ai 1000 euro, quindi è piuttosto costoso, però si vede insomma, perché le sue caratteristiche e il suo sistema a doppia sospensione, che è una cosa che io desidero tantissimo nei monopattini, soprattutto quando giro per Avallino, beh, secondo me è una cosa veramente top. Questo è quanto ragazzi per Navi, siamo sempre ad IFA, quindi vi do appuntamento ai prossimi video che usciranno. In realtà ci sono tanti video, ma questa fiera è così grande che effettivamente si perde un sacco di tempo per spostarsi da punto all'altro. Vabbè, ma questi non sono problemi vostri, sono più problemi miei. Io sono Dario Galindo, ci vediamo al prossimo video.